Siano lodati Gesù e Maria. Sempre. La Chiesa celebra la festa dei Santi Filippo e Giacomo, due dei 12 apostoli. Filippo di Betsaida, lo abbiamo sentito qui nel Vangelo intervenire, dire al Signore: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Sappiamo molte poche cose di lui, la predicazione in Oriente, la morte come martire, come tutti gli apostoli, mentre invece di San Giacomo, sapete che di San Giacomo ce n'erano due nel gruppo apostolico. Uno era Giacomo di Zebedeo, fratello di San Giovanni, non è questo detto anche Giacomo il Maggiore, e un altro era Giacomo d'Alfeo, detto Giacomo il Minore, che è il festeggiato di oggi. Giacomo il Minore, figlio di Alfeo, Alfeo era quasi certamente il fratello di San Giuseppe, ed è per questo che questo Giacomo viene chiamato spesso il fratello del Signore. Fratello alla ebraica, però, sapete che fratello alla ebraica non è fratello di sangue, ma è un membro della parentela. In effetti era il cugino. Se San Giuseppe fosse stato il vero padre di Gesù, bisognava dirlo cugino carnale, però comunque era il figlio del fratello di San Giuseppe, quindi era un cugino comunque acquisito, però cugino stretto, per questo che veniva chiamato il fratello del Signore. Quasi certamente conosceva Gesù fin da quando era un bambino. San Giacomo, dopo l'ascensione di Gesù, divenne il primo vescovo di Gerusalemme ed è l'autore della lettera del Nuovo Testamento, la lettera di San Giacomo Apostolo. Sapete che oltre alle lettere di San Paolo, nel Nuovo Testamento ci sono lettere cattoliche, quella di San Giacomo, due lettere di San Pietro, tre lettere di San Giovanni e poi c'è anche una lettera di San Giuda, perché pure di Giuda c'erano due nel gruppo apostolico. Uno lo sappiamo chi è, l'altro è un po' meno conosciuto, però è San Giuda, autore della lettera del Nuovo Testamento, che è San Giuda detto anche Taddeo, che era il fratello del festeggiato di oggi e quindi era anche lui cugino di Gesù per parte di Alfeo, fratello di San Giuseppe. Ecco, dopo queste informazioni storiche, qualche considerazione che la prendiamo dalla prima lettura, molto bella, dove San Paolo in due parole riassume. Sapete che i vescovi sono i successori degli apostoli ed è importantissimo che la Chiesa sia, come diciamo nel credo, anche apostolica, perché il fatto che nella Chiesa cattolica ci siano i vescovi e il successore di Pietro è ciò che collega la Chiesa di ogni luogo e di ogni tempo con il gruppo apostolico, che è quindi attraverso il gruppo apostolico con il suo fondatore, che è Gesù. Qual è il senso proprio del ministero apostolico? Che ci stanno a fare i vescovi? E prima di tutti i vescovi, il primo e colui che ha primato su di tutti, il Papa. Vi proclamiamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che avete ricevuto, sentite cosa dice, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, vedete, se lo mantenete come ve l'ho annunciato. Questo bisogna prendere. Quattro sottolineature rosse. Se lo mantenete come ve l'ho annunciato. Cioè, quello che crediamo noi oggi, 2000 anni circa dopo la predicazione di Gesù, è la stessa identica cosa di ciò che Gesù ha insegnato e predicato. E chi ce lo garantisce che dopo 2000 anni, capite, sono tanti 2000 anni, nel corso della storia non si sono reinventati un altro Vangelo, non l'hanno alterato, non hanno inventato dottrine nuove o cose del genere? Questo è il compito dei vescovi, degli apostoli e del Papa. Quindi, garantire che il Vangelo che credi, ecco perché la Chiesa Cattolica è l'unica che ha custodito integra e completa la rivelazione. Sapete che ci sono tantissime confessioni cristiane oggi, fratelli separati, gli ortodossi, i protestanti, e poi negli Stati Uniti non si sa quante comunità cristiane che ci stanno, non si contano più, non si contano, no? Non, quelli ci credono in Cristo, d'accordo? Credono che Cristo è figlio di Dio, come noi, però nell'ambito della fedeltà alla pienezza della dottrina, ve lo dico per farvi capire, no? Gli ortodossi, che sono più vicini a noi, per esempio, però non credono che Gesù ha conferito a Pietro un primato su tutto il gruppo apostolico. Questo primato è stato trasmesso ai successori, quindi Pietro non è uno tra i tanti, cioè il presidente della conferenza episcopale mondiale, per farvi capire. No, Pietro c'è un primato di giurisdizione pieno e universale su tutta la Chiesa, vescovi compresi. Questo gli ortodossi non ci credono. E quindi i dogmi che sono stati fatti, per esempio, per autorità del Papa, sono due, lo sapete al momento, no? L'Immacolata
e l'assunzione, siccome li ha definiti come dogmi il Papa, ecco, gli ortodossi non sono dogmi di fede, perché loro non credono che il Papa serve il potere di definire un dogma, e loro sono i più vicini a noi. Se poi andiamo tra i luterani, gli evangelici e tutti quelli che girano, lì cominciamo a andare sempre più lontano dalla pienezza della verità, no? Quindi è importantissimo questo ministero, e dobbiamo sempre pregare, capite? Perché come il Signore ha detto a tutti noi, se il sale perde il sapore, con che cosa lo saleremo? Se noi cessiamo di essere luce del mondo e sale della terra, cioè persone di sapienza e dalle opere sante, non abbiamo più senso di esistere come cristiani. Così, se i vescovi cessano di fare bene ciò che devono fare, che è di custodire integra e trasmettere integrale, senza sconti, senza adattarsi alle mode dei tempi, rimanendo fedeli e senza accettare alterazioni alla dottrina, voi capite che diventa un problema. E quindi abbiamo sempre bisogno, e sempre, lo sapete che tutti i giorni dopo il rosario si prega per il sommo pontefice, ma io ho insegnato a pregare anche per il vescovo, perché questi hanno un carico sulle spalle, questi padri, non indifferente, e per cui hanno anzitutto bisogno delle nostre preghiere, perché se non fanno bene il lavoro, difficilmente siamo sempre noi, e per cui mai giudicare, ma molto sempre pregare, perché il Signore li sostenga in quello che si chiama appunto il ministero apostolico, perché possano essere degni successori degli apostoli e esercitare il mandato di confermare e confermare tutti noi nella sana e santa e unica fede cattolica e apostolica, la stessa che Gesù ha trasmesso agli apostoli. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.